alcune cose che devi assolutamente conoscere prima anche solo di considerare di aprire la tua società offshore. 9 cose, 9 che devi sempre prendere in considerazione e da cui non puoi prescindere se stai pensando di aprire un'attività online e di incorporarla in una giurisdizione offshore. Ciao, io sono Luca Tagliatela, tu sei sulla community di Tax Planning Internazionale. Se mi segui sai che ci occupiamo di pianificazione fiscale internazionale e di piani di residenza fiscale. Quello che facciamo noi è esattamente dirti quello che ti serve da un punto di vista fiscale per abbattere la tua imposizione fiscale, al di là del tipo di attività che svolgi e del tipo di residenza personale che ottieni. Ma ci torniamo. Veniamo invece a noi oggi. 9 cose 9 che devi prendere in considerazione prima anche solo di considerare di andare offshore, di incorporare, di costituire una società che sia offshore. Quello che sto per dirti in realtà vale anche se hai intenzione di incorporare una società onshore. La differenza tra offshore e onshore è che offshore tendenzialmente si fa riferimento a tutto quello che è, tra virgolette, paradiso fiscale. Onshore si tratta invece di giurisdizioni appartenenti tendenzialmente all'OCSE, quindi fortemente industrializzate, fortemente tassate, fortemente burocratizzate. Italia, Spagna, Francia, Germania, eccetera, eccetera. Ora, quali sono le 9 cose dalle quali non puoi prescindere al di là di quello che ti gira per la testa? Numero 1. Che cosa vendi? Che tipo di attività svolgi? Vendi prodotti? Vendi servizi? Vuoi aprire un casino online? Qual è il tipo di attività che vuoi gestire tramite una società offshore, onshore, che sia, comunque tramite una società che non si trovi in Italia? Qual è la tipologia di servizi che offri alle persone? Sono servizi di consulenza? Sono servizi di formazione? Sono infoprodotti scaricabili immediatamente tramite un click? Al di là, a seconda, scusami, del tipo di attività che svolgi, esistono giurisdizioni che fanno per te e giurisdizioni da evitare come la peste nera. Ti faccio un esempio stupido: se hai intenzione di avviare un'attività di dropshipping o tendenzialmente un'attività di commercio all'interno della quale hai bisogno di un magazzino, è evidente che un'isola come Malta non fa per te, altrimenti potresti avere, sicuramente avrai problemi logistici. Così come non fa per te un'attività di dropshipping che vende in Europa, legarla ad una società di Hong Kong con un magazzino fisico ad Hong Kong, evidentemente. Quindi queste sono soltanto le ipotesi più banali, ma è per farti capire che a seconda del tipo di attività esistono giurisdizioni che vanno bene e ci sono altre tipologie di giurisdizioni che non vanno assolutamente bene. Numero 2. Dove le vendi? A chi stai offrendo i tuoi servizi? Se ti rivolgi a un mercato extraeuropeo, a un mercato europeo, ti rivolgi ad americani, a canadesi, a sudamericani, a sudamericani, ad asiatici o a europei. Cambia radicalmente la tipologia di struttura da utilizzare, soprattutto alla luce di un fattore di cui nessuno sembra parlare mai, e cioè dell'IVA. Quando io vendo non ci sono soltanto le imposte dirette, quindi la corporate tax piuttosto che la personal income tax, ok? Quindi vendo 100, applico il tax rate di quel paese su 100, ma esiste l'imposta indiretta per eccellenza in assoluto, è la VAT o IVA, Value Added Tax, imposta sul valore aggiunto. I flussi di IVA sono importantissimi e possono spostare diametralmente la location della giurisdizione da utilizzare, a seconda di quello che può convenirci, perché se vendiamo in Europa molto probabilmente non potremmo prescindere da una società all'interno dei confini dell'Unione Europea, in uno dei 28 paesi appartenenti all'Unione Europea. Se invece il nostro mercato di riferimento, perché siamo network marketer, affiliate marketer per esempio, è il Canada, sono gli Stati Uniti, allora dobbiamo pensare a tutt'altro tipo di struttura. Numero 3. Come ti fai pagare? Come i tuoi clienti ti fanno arrivare il cash, i soldi? Ti fanno bonifici? Hai bisogno di un merchant account? Vendi tramite PayPal, tramite Stripe? Hai un conto su TransferWise? Hai un conto su Revolut? Hai un conto personale su N26? I clienti sono consumatori finali e quindi soggetti privati senza un numero di partita IVA o più in generale un tax identification number a livello internazionale, o sono società che si trovano all'interno dei confini dell'Unione Europea o al di fuori dei confini dell'Unione Europea.
Dunque, come ti arrivano questi soldi? È fondamentale perché a seconda della tipologia di pagamento avrai bisogno di uno strumento differente, ma devi sapere che tutti i sistemi di pagamento funzionano solo in determinate circostanze. Non puoi utilizzare un conto TransferWise nel B2C, così come non puoi utilizzare un conto corrente a Malta e legarlo ad un PayPal ad Hong Kong. Quindi è necessario strutturare, non solo capire dove vado a posizionare la società, ma soprattutto A, se è possibile collegarci un conto corrente e B, se gli strumenti di pagamento di cui ho bisogno per ricevere il cash e per non tenerli bloccati per anni, perché succede, su un conto corrente possono essere legati a uno strumento di pagamento a me congeniale, che mi permette di metterci le mani e tirarli fuori ogni volta che mi servono. Numero 4, questa è molto importante, dove si trovano i tuoi dipendenti e o i tuoi collaboratori? Se non sei un imprenditore unico o se la tua impresa non si compone essenzialmente unicamente di te e eventualmente di uno o di due soci al massimo, avrai bisogno per sviluppare i tuoi servizi, per sviluppare i tuoi prodotti di un dipendente, banalmente anche semplicemente di qualcuno che ti segua la contabilità, piuttosto di qualcuno che ti segua la movimentazione del magazzino se parliamo di prodotti. È importante fare molta attenzione a dove si trovano i dipendenti perché la presenza di un ufficio, la presenza di dipendenti all'interno di un luogo fisico circoscritto nello spazio, evidentemente nel tempo, può portare dei problemi gravissimi di configurazione di instabili organizzazioni. Cioè, quando io ho dei dipendenti che lavorano in un determinato posto, per me posso rischiare che il paese dove si trovano i dipendenti venga a batter cassa, dicendomi: guarda, hai una stabile organizzazione occulta, cioè i tuoi uffici sono parte della tua società, ti aiutano a generare una serie di profitti che io ti voglio tassare. Quindi facciamo molta attenzione, se non sei un one man show, un one man band, cioè se non sei soltanto tu l'unico proprietario, socio della tua società, è importante che la location dei dipendenti venga valutata ampiamente con ampio anticipo. Collaboratori, anche avere collaboratori in partita IVA può creare dei problemi di instabile organizzazione personale piuttosto che di ritenute alla fonte quando li vai a pagare. Quindi facciamo attenzione. Numero 5, dove sono i tuoi uffici? In realtà ne abbiamo già parlato nel punto numero 4, perché se hai dei dipendenti li farai lavorare, diciamo, dietro qualche scrivania che insista da qualche parte, ma in realtà per ufficio si intende poi anche il tuo ufficio personale. Se hai preso la residenza fiscale, per esempio, a Malta e lavori da Malta in un ufficio, non puoi prescindere dal fatto che anche Malta vorrà la sua fetta. Malta è un esempio come tanti. Quindi anche l'ufficio, anche dove ti rechi, se non sei un nomade digitale, se non sei sempre costantemente in giro per il mondo, ma lavori, quindi tendenzialmente amministri, gestisci la tua impresa da un posto fisico che è sempre lo stesso, o perlomeno sempre lo stesso per la maggior parte dell'anno, allora ci sono delle implicazioni fiscali piuttosto importanti, piuttosto gravi da prendere in considerazione. Numero 6, dove sono i tuoi magazzini? Ne abbiamo parlato all'inizio. Se ti occupi di commercio, molto probabilmente avrai bisogno di un magazzino. Anche il magazzino a determinate condizioni può configurare l'esistenza di una stabile organizzazione. Quando senti la parola stabile organizzazione, accendi una lampadina. Vuol dire che l'amministrazione finanziaria del paese dove ti trova il tuo magazzino verrà a battere cassa, vorrà dei soldi da te, giustificando la sua richiesta sulla base del fatto che la tua presenza fisica di uomini, mezzi, persone, risorse su una determinata giurisdizione configura una presenza tassabile. Quindi anche il magazzino, al di là che per la logistica della tua impresa, è importante da un punto di vista fiscale. È evidente che so che se devo svolgere un'attività di commercio e i miei clienti finali sono americani, non mi aprirò un magazzino in Bulgaria, però insomma, per ovvi motivi logistici. Quindi, ma la parte più importante è sempre quella fiscale. Numero 7, la tipologia di reddito che generi. Qui c'è una macro distinzione principale, e poi al di sotto ce ne sono numerose altre, ci torneremo in un successivo video. Quello che devi sapere adesso è che abbiamo un active income contro un passive income. L'active income è reddito da attività commerciali, quindi compravendita di servizi, di prodotti, eccetera, eccetera. Come questi ricavi però vengono da uno svolgimento attivo della tua attività
la tua attività di trading, cioè una compravendita o di servizi o di vendita o di prodotti, ma sei tu con la tua azienda che ti poni sul mercato e offri delle cose. I redditi attivi vengono tassati in maniera differente dai redditi passivi, meglio conosciuti come passive income. Per passive income ci facciamo riferimento principalmente, le tre macro categorie principali dei passive income sono interessi, dividendi e royalties. Queste due macro categorie vengono tassate in maniera diametralmente opposte, con implicazioni anche burocratiche, anche amministrative, completamente differenti. Quindi, ricordiamolo, se i nostri redditi derivano da attività di commercio, necessitiamo di una certa giurisdizione, di una certa impostazione della nostra struttura di business. Se i nostri redditi derivano da interessi, dividendi e royalty, sfruttamento di IP rights, piuttosto che società controllate in giro per il mondo, piuttosto che finanziamenti intercompany che generano interessi passivi da un lato, attivi dall'altro, ci dobbiamo comportare e dobbiamo sfruttare delle giurisdizioni che non sono quelle che vanno bene per gli active income, o comunque non sono per forza quelle lì. Punto numero 8, e ci allacciamo molto bene ai passive income: i trattati contro le doppie imposizioni. Tendenzialmente, soprattutto io nella mia esperienza, quando ho a che fare con singoli imprenditori o con due o tre imprenditori che sono alle prese con una, massimo due società, tendo a evitare di ricorrere ai trattati contro le doppie imposizioni, perché per quanto, come dire, nella mia esperienza la loro interpretazione non sia sempre così ostica, non sia sempre così complicata, tendo comunque a semplificare la struttura al massimo, questo per dare agli imprenditori una flessibilità che nel commercio è assolutamente fondamentale per andare avanti. Nonostante questo, è importante capire se le giurisdizioni all'interno delle quali ci conviene o meno incorporare i nostri business siano dotate o meno di un trattato contro le doppie imposizioni, perché l'applicazione di un trattato contro le doppie imposizioni tende a ridurre e, come dire, 9 volte su 10 lo evita una doppia tassazione. Quindi ci fa evitare che una tipologia di reddito prodotta in una determinata giurisdizione eviti di essere tassata una seconda volta o subisca una ritenuta da conto eccessiva alla fonte quando quel reddito viene distribuito a me, che sono invece magari il socio e sono fiscalmente residente in una giurisdizione diversa da quella o da quelle in cui ho incorporato il business. Quindi si tende a utilizzare delle strutture snelle che non prevedono il ricorso ai trattati contro le doppie imposizioni, ma in alcuni casi sono imprescindibili ed è comunque sempre bene prenderle in considerazione, perché gli scenari di business possono cambiare. Quindi è sempre meglio incorporare la società in una giurisdizione in cui ci sia una lista di trattati contro le doppie imposizioni piuttosto folta, che andare invece a incorporarla in paesi come Dubai, per esempio, in cui i trattati contro le doppie imposizioni sono stati sviluppati soltanto negli ultimi anni e non ce ne sono tantissimi. Punto numero 9, e chiudiamo con questa: la tua residenza fiscale. Non dare per scontato che tutta la giostra, e quindi tutti gli 8 punti di cui abbiamo parlato fino adesso, possano leggersi sempre e comunque sul fatto che tu rimanga in Italia. Perché se rimani in Italia abbiamo un livello di difficoltà, e un livello di gestione e un livello di pianificazione che è sicuramente più complesso rispetto all'ipotesi in cui tu sposti la tua residenza fiscale in un altro paese. In ogni caso, tutti i punti che vanno dall'1 all'8 si incrociano esattamente con il punto numero 9, e cioè cadono o vanno strutturati in una determinata maniera alla luce del punto numero 9. Quindi l'abbiamo tenuto per ultimo, ma in realtà è la primissima cosa da considerare: la tua residenza fiscale. Perché se sei residente a Malta, se sei residente a Cipro, se sei residente in Portogallo, se sei residente in Svizzera, se sei residente in Lussemburgo, se sei residente in Olanda, se sei residente in Belgio, hai una determinata flessibilità, possibilità di applicazione, di strutturazione del tuo business. Se sei residente in paesi come l'Italia, la Francia, la Spagna, la Germania, la flessibilità o quantomeno le tecniche da applicare, le normative da prendere in considerazione, rendono sicuramente la struttura meno dinamica, meno flessibile. Ok? Di nuovo, io sono Luca Taglialatela, questa è la community di Tax Planning Internazionale. Se anche tu stai cercando un modo per ridurre, per abbattere l'imposizione fiscale tramite una pianificazione fiscale internazionale, sei nel posto giusto. Io ti saluto e ti rimando al prossimo video. Rimani connesso.